Parla Pepo. Parlo Pepo. Vai, parlo. Ciao. Parla Giampi. Morissi subito. Ciao a tutti ragazzi, sono Fratto Xmurri e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qua su Widget dopo una settimana di assenza dal mondo. È passata una settimana. Sembrano passati 5 minuti. Sembrano passati tipo un quarto d'ora. In realtà è passata una settimana. È proprio così. Ed è stato come aver perso un video. No, ti sei messo di 9 funghi. No, giuro ti inculo. Cioè sì, vengo lì allora. No, allora, a me i funghi intanto o li cuocio o non me li mangio. Allucinogeno perché... ti piacciono? No, signor Giampiero, io sono un tipo che ci tiene alla salute. Io vi dico solo... Giampi, è che tu stai facendo la Witches. Ragazzi, vi dico solo che questa volta mi sono trasformato in qualcosa di mai visto prima. Un quadro. Non l'ho capito. Una cosa mai vista prima. Un quadro. Vista prima. Ma, no, non l'ho capita. Un quadro. Sì. Grazie Gesù. Da oggi ragazzi sono cristiano, non so se ve l'ho detto, ma credo nei miracoli. No, però sto fungo è ormai diventato troppo OP, raga. Giuseppe, no, non mi sei, no, Giuseppe. No, non è un problema. Diciamo, riesco a reggere la cosa del fungo. Minchia, dai, che è diventato saluto. Serio oggi, Giuseppe. No, perché? Ah! Ma tu non fai serio cosa? Sei Giampiero, questo ti serve da lezione, Giampiero. Impazzito. Basta. Ti serve da lezione, Giampiero. Da Grissino che è diventato un minchia, Grissino. Ragazzi, don't fuck with Grissino. Comunque, Morri, in questa posizione sei veramente molto ambiguo. Zitto, te una buona volta. Oggi, dai, no, veramente, no, basta. Non si fotte con... Va con, bene, basta, Giorgio. Oggi... Ma sei su tela o sul legno? T'ha buttani top. No, aspetta, scusa. No, aspetta, dov'è? Come mi sono perso questa parte io, scusami. Non no, niente, ripeto, mi dispiace, bisogna essere attenti. Paganini non ripete, si dice, Giuseppe. Ma io sono concentrato. Però di pomodoro, c'è... di pomidoro o di semafero. Ho sentito. Ho sentito. No, c'è stato un tonto. Mi sono come dire un tonto. Un tonfo. Un tonno. Hashtag tonno. Allora, Giorgio, dimmi. Dove sei? Giuseppe. Ah, così. Partito divertente, poi è andato subito al sodo. Dove sei? No, allora, diciamo, io non perdo. Giuseppe, a te piace la cultura? Allora, non mi fare queste domande così culturali. Allora, ti piace la cultura? Rispondimi, se tu mi rispondi io ti aiuto, altrimenti non posso. Ah! A posto, ti ho trovato, Apple. Ti ho trovato, dai. Ti piace la cultura, Giuseppe? Un po'. E che cultura ti piace? Che cultura mi piace? Che tipo di culture ti piace? So. Zitto, Giampiero! Ti venisse un coccolone, ti venisse! Controlla i mattoni, Pepo. Che cultura ti piace? Pepo. Mattoni, assetta! Che mi stai... Ah! No! Non l'hai preso col fungo? Ma quanto minchia l'ha spammato, fighipola che sei? Fai, ha spammato un sacco questo fungo. Fiammati. Porco due! Ah! Sei fortunato che è laggo. Scappa, figa! Sei fortunato che è laggo. No! Se quel... Non avesse parlato, probabilmente... Non è vero niente! Non è vero niente! Non mi avrebbe ucciso! Perché Giampiero mi ha detto guarda i mattoni! Che minchia di indizio è guarda i mattoni! Che sogno un muratore, boh! Diglielo, Pepo! Un muratore ci sei tu! Io pure sono... Io faccio... Amoni! E qua gioco come un pazzerello! Chi fa l'Hunter? Comunque Giampiero, ti stai impegnando a tutti i costi per farti... augurare le peggio cose. Quindi fai un po' tu. Correrò questo rischio. Qual è? Vabbè, tanto dici tu. Già Cristo è stato cattivo con te. Quindi ma questa parte si lascia oppure si taglia? Si taglia. Questa risata. Compa, sono scappato da tutt'altra parte. Non dire che cerchi lì. Giampi, tu non mi vedi, vero Giampi? No, perché sono lontanissimo, sono evaso proprio. Mi ci va a lanciare un fughetto in testa e scappaio. Guarda che non parla. Avrà quella sua linguetta del cazzo di fuori. Giorgio, madonna, mi fai innervosire. La smetti di usare il paraocchi! Che devo fare, Giuseppe? Dai, la mappa è grande, guardala nella sua interezza, poi vai dritto.
Mi, questa frase in italiano mi ha sorpreso. Complimenti. Perché sono di Grisì. Guarda nella sua interezza, minchia, si fissano a da poi. Capivo Grissino, ma io interezza conosci i palle. I palle che conosci tu. Allora, ci sono in questa mappa i tetti. Ci sono. Oh, bravo. Tu devi avere una visione un po' d'insieme, ecco. Ma perché non ti stai zitto? Ma tanto tu sei piccolissimo, a te non ti troverà mai. Oh, insieme. Cioè, vabbè, ora sta ripetendo parola a caso. È piccolissimo. È piccolissimo. Piccolissimo. Ed insieme. Insieme. Piccolissimo. Giuseppe, non capivo niente. Giuseppe, ti sto dicendo, guarda i tetti. E mi sta guardando i tetti della zona destra. Madonna. Da finire la mappa, Giorgio. Lo capivo, Giuseppe. Però tu mi stai rompendo una minchia con questi indizi farlocchi. No, non sono farlocchi, Giorgio. Se tu tale asse giusto un attimino su. Ragazzi, adesso vi delizierò con una canzone che ha segnato la nostra vita, la nostra infanzia e soprattutto le nostre serate d'estate. Ragazzi, questo per farvi capire proprio che è casualità che Giampiero è finito su YouTube. Lui doveva finire a fare il... veramente. Aspetta, aspetta, il ritornello. Giorgio, guarda la casa sopra. Tu ti immagini che poi perché la classe youtuberesca è presa così di mira? Che c'è, c'è gente come lui ai vertici. La casa sopra di te, Giorgio. Non quella maledizione della tua vita, Giorgio. Oh, Cristo Dio, quella, cazzo. Sì, cazzo. Oh, Gesù mio. Un cantania. Surprise, motherfucker. Madonna, ce l'ha fatta. Minchia, sogno un pamone. Dai, Giorgio, solo di qui. Sono dall'altro lato, Giorgio. Dai! Minchia, quanto mi veni bestemmiare sto minuto! Ah, è casa d'angolo, Pepo, vada, piglia una pistola e t'ammazzo. E allora, tu sei l'hunter e devi uccidere le due streghe. Una è trasformata, l'altra ti aspetta andò a tetto. Maria, ragazzi, che video di merda che sta uscendo. Datemi un indizio! Giorgio, Giorgio! Ho l'indizio pronto per te, Giorgio. Finita la partita, Giampi, te, camone. Buongiorno, Giampi. Se testimoni di sta celebrità, ragazzi, Giuseppe, va bene? Giuseppe, ma ti scoppia sta meluda, Giuseppe. Compa, comunque tu non sei riuscito a capire che era una tasta messa qui accanto alla porta del tuo spawn. Complimenti. Sì, ma lui è stato due. Allora, io ero messo nel tetto più alto. Bastava che lui, appena uscito dalla porta, guardava in alto e vedevo un cazzo di deficiente messo come trofeo nella punta del tetto. Va bene, dai, Giampiero, ti faccio impazzire ora. Vai, Giampiero, Giuseppe, limiti dell'evoluto. Se tu te la spiriti come lui, qua potrebbero finire dell'amicizia. Potrebbero finire dell'amicizia. Beppo, non è vero, dice bugie, è un ciarlatano. Giuseppe. Ah, ciarlatano? Tu giuro, vero, vengo a spaccare tutti i grissini. Li spezzo tutti i grissini. Ma nel video di prima ci siamo persi il significato di neofita, niente. Ragazzi, il video ripetiamo, che vi siete che significa persi neofita? Sì, ma non è la stessa cosa. Che fai le battute già rizzite? Vabbè, Giampiero va avanti così da anni. No, no, allora, Giorgio. No, 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 non è Giorgio, no, è Giampiero di già. Ah, ma sono rimasto chiuso? No! Posso andare male. Chi sei la prima? Tu fuoi, sto figli polla che mi ha detto funghiato! Ebbo! Giorgio, mi ha salvato la vita. Grazie, Giorgio. Ma che fate con Briccola come i froce? Allora, come i froce? Sento lo anche. Vi piace la minchia, a botte vi piace la minchia. Ma non l'ho capito. Risulti veramente infantile e puerile. Coppa, se parli ancora io metto la 19 per tutto il video, va bene? Beppo, comunque 330 di ping mi sembra abbastanza. 412. Le piace. Ma tipo l'audio di Giampitec sarà tutto mutato per tutto il video. Sì, ma io muto tutto. Non è vero, chi butta... Aspetta, un po' ritornare. Ti blocco seduta a stante. Mamma mia, stasera mi è salita una serata melodica. Ora appena chiudo questo video, un po' metto Spotify e metto a chianci di canzone napoletana. No, veramente, mi stai parlando. E mi piacciono le canzoni di Napoli. Donna minchia siete, figli polla, rientro fuori. Ascolta, io fuori, lui dentro. Grazie. Visto, Peppo sì che è un amico. Quanto, allora, ecco, hai presente il cervello di Giampitec? Ecco, questa è la scatola cranica. Tu dici il cervello, la scatola cranica c'è. Mi non ho capito questa. Significa che si può riempire questo Eh? sono crashato un attimo. Figli polla, non esito, ma davvero ne siete. Questo che sento sono io le zucchine che si sbattono al muro. Ma perché fanno un rumore tipo di
di Squirting. Peppo, sei veramente una persona terribile. Spacchime si può dire. Spacchime. A Catania lo spacchime lo usano come se fosse... Come minchia a palette. Acqua. No, 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 loro proprio... Gambare, spacchi, sta facendo... Tontate, figli tuca. Perché? Allora, no, io te lo stavo per dire, però hai detto figlio di suca e mi hai... e mi che non vuol dire dentro. Tipo niente. Madonna! Questo è stato no, compa. No, minchia. No, ho vinto. Ho vinto per tutta la partita. Ma sento su cazzo. Ma hai avuto solo culo perché ti ha beccato pieno col fungo. Hai sparato a caso. Ho spaccato tipo i braccioli delle sedie, ragazzi. Ti giuro, compa, che me la sento sucata nella peggio maniera. Proprio non mi interessa manco cercare Peppo. Non me ne frega un cazzo. Madonna. Non te ne frega. No, dai, no, cercami. Se no mi sento triste. No! Ma non ci sto credendo. Ma sei scemo, Peppo. Ma perché mi è salito, come dire. Ma poi ti ho shottato. Hai tipo 200.000 HP. Ma sei stupido, no, Peppo. No, perché ti spiego. Ti ha ucciso. Mi sono sentito in colpa. E il patriottismo è venuto a dire. Lo salvo io. Ragazzi, questo video finisce fine... qua. Io vi giuro che lo spero scorso che video, video vi sia piaciuto, era andato molto meglio. No, 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 dillo, devi passare per la merda che sei, lo devi dire. Quel troppo video era fottutamente divertente. Mi dispiace tantissimo di aver fatto questa cosa. Purtroppo, ragazzi, ho dovuto tagliare anche questa parte di Jump. No! E quindi noi ci vediamo al prossimo video. Wow!